A uomini e donne si avvicina il momento delle scelte per i tronisti in carica e tra le più attese vi è sicuramente quella di Lorenzo Riccardi, tra i protagonisti più controversi e discussi di questa nuova edizione del fortunato dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. In queste ore, un amico di Lorenzo ha espresso la sua opinione sulle due corteggiatrici che si giocano il tutto per tutto in vista della scelta. Parliamo di Claudio Merangolo, ben noto al pubblico di UED per essere stato uno dei corteggiatori della trasmissione Mediaset. Video virgola L apostrofo amico di Lorenzo alle idee chiare sulla scelta tifo Claudia. Claudio e Lorenzo si sono incontrati e conosciuti proprio a Uomini e Donne nel corso della passata edizione del programma. Tra i due è nata una bella amicizia che è proseguita anche fuori dallo studio del dating show di Maria De Filippi. Ecco perché Claudio, a poche settimane dalla scelta finale di Lorenzo, ha fatto il suo pronostico su quella che potrebbe essere la corteggiatrice con la quale il tronista deciderà di intraprendere un percorso insieme fuori dallo studio televisivo di Canale 5. Come ben saprete, infatti, le due ragazze che si contendono il cuore del tenebroso Lorenzo sono Giulia e Claudia. La prima è stata più volte criticata e attaccata in studio in quanto in molti sostengono che sarebbe interessata soltanto al business e quindi a farsi pubblicità grazie alla trasmissione per diventare un influencer sui social. La seconda, invece, sembrerebbe essere maggiormente interessata al tronista e non al contorno televisivo. I dubbi su Giulia, la corteggiatrice di Lorenzo accusata di business proprio per questo motivo che Claudio, video virgola che conosce molto bene Lorenzo anche al di là delle telecamere, ha ammesso di fare il tifo per la bella Claudia. L'ex corteggiatore del trono gay ha ammesso, senza mezzi termini, di sperare che Lorenzo alla fine di questo suo percorso a Uomini e Donne possa scegliere la bella Claudia e non l'altra corteggiatrice. Nel momento in cui gli è stato chiesto sui social un parere su Giulia, non ha avuto problemi nel rispondere con un apostrofo che ha lasciato ben poco spazio all'immaginazione, accompagnato dalla faccina dei soldi. Insomma, sembrerebbe che anche Claudio non nutra molta fiducia nei confronti della giovane Giulia e teme che la ragazza sia interessata maggiormente alla visibilità mediatica e non alla ricerca del vero amore.